La manovra di bilancio non ha neanche iniziato tecnicamente l'iter parlamentare in Senato, insomma questione di giorni, però già siamo alla presentazione, quantomeno alla stampa, delle riforme costituzionali. La maggioranza neanche mi sembra tanto intenzionata a procedere su quel testo che al momento è stato presentato. Più Europa non credo converga su quel testo, sull'idea di questo tipo di premierato. No, noi siamo sempre stati convinti che delle riforme costituzionali servissero e servono tuttora al nostro paese, ma certo non questo pasticcio pericoloso che è il premierato all'italiana. Partiamo intanto col dire che è una cosa che esisterebbe solo nel nostro paese, non abbiamo altri esempi di democrazie in cui c'è un'elezione diretta del capo dell'esecutivo, ma permane una figura come il Presidente della Repubblica che non si capisce più bene che cosa dovrebbe fare, avrebbe dei poteri fortemente limitati. Soprattutto poi non si pensa ai poteri maggiori di controllo da dare al Parlamento. In tutti i sistemi presidenziali o semipresidenziali c'è attenzione per dare poteri di controllo efficaci al Parlamento nei confronti di un esecutivo che è più forte. Quindi, come dire, hanno voluto fare una via di mezzo che è insieme un'elezione diretta senza essere un vero e proprio presidenzialismo e senza dare maggiori bilanciamenti e maggiori poteri al Parlamento. Quindi, se questa è la proposta del governo, è un no secco da chi invece pensa che delle riforme servirebbero. Si potrebbe intervenire sul bicameralismo per rendere più snello il procedimento di approvazione delle norme, ma anche limitare al contempo la decretazione d'urgenza. Si potrebbero fare tante cose, ma loro hanno scelto una via ideologica. Sul fatto che il Parlamento venga depotenziato mi pare di capire che la maggioranza sia di parere completamente opposto rispetto al suo, rispetto al vostro. C'è un vulnus che invece si identifica già e all'interno della maggioranza e anche all'interno, ad esempio Italia Viva lo diceva questa mattina, che pure sarebbe intenzionata a votare questa riforma costituzionale, ovvero in caso di sfiducia al Premier eletto dal popolo si darebbe l'incarico ad un altro parlamentare sempre interno alla maggioranza di governo. E qui mi pare di capire che ci siano delle criticità. Caspita, questo è il vulnus principale originario con cui nasce questa riforma, perché nello stesso tempo si dice che il Presidente del Consiglio deve essere eletto direttamente dai cittadini. Però poi può anche essere un altro non eletto direttamente dai cittadini. Questo è un vulnus insanabile perché mina proprio la stessa idea di questa riforma. Insomma, è eletto direttamente o no? Cioè può essere, c'è un rapporto fiduciario ma c'è anche, dal Parlamento, ma c'è anche un'elezione diretta. E ne aggiungo un altro di vulnus enorme. Insomma, la Presidente Meloni ha detto che vuole con questa riforma, che è la madre di tutte le riforme, rispettare la volontà popolare. Ma allora perché non cominciare dalla legge elettorale? E in questo, con questa riforma si costituzionalizza un premio di maggioranza abnorme senza stabilire qual è la soglia minima in cui scatta. Faccio un esempio: anche con il 30% si potrebbe arrivare ad avere il 55% dei seggi, e probabilmente quello a cui pensano è un'altra legge da schifo, mi viene da dire, cioè un proporzionale con liste bloccate. Altro che rispetto della volontà popolare, decidono tutti i capi partito. Ultima domanda: questo iter ovviamente deve rispettare Camera, Senato, ovviamente obbligatoriamente il doppio passaggio. Se non ci si riuscisse a trasformare le leggi ci sarebbe il referendum, ma la Meloni conviene o non conviene il referendum? Lo vorrà o non lo vorrà? Cioè vorrà che tutto si consumi all'interno del Parlamento? Proveranno sicuramente a trovare i due terzi all'interno del Parlamento, due terzi che in questo momento non ci sono, potrebbero avvicinarsi ad averli ma modificando di molto quella che è l'attuale bozza che noi conosciamo. In ogni caso io penso che un referendum su una riforma di questo tipo sarebbe una bella sfida, e la cosa più difficile da fare, dobbiamo attrezzarci, è spiegare esattamente agli italiani qual è la posta in gioco. Non necessariamente un Presidente del Consiglio eletto direttamente funziona meglio o fa funzionare meglio il governo di uno che abbia una fiducia parlamentare. Questo bisogna spiegarlo agli italiani.